Negli ultimi giorni a Milano ne sono arrivati 400, tra cui 60 bambini, in attesa di una sistemazione. Si accampano alla stazione centrale, stanchi e spossati dopo il viaggio in treno che li ha portati fin qui dal sud Italia. Sono i profughi siriani che attendono di ripartire verso il nord Europa, ma prima di rimettersi in viaggio chiedono ospitalità al capoluogo lombardo e ai suoi dormitori pubblici. In 300 sono stati trasferiti nei centri di via Aldini e di via Fratelli Zoia. Ora i posti dei centri accoglienza sono esauriti. Dall'inizio dell'emergenza Siria il comune ha assistito 2.200 persone. Dalla Siria arrivano in Tunisia, poi si imbarcano per l'Italia senza alcun documento e da Lampedusa prendono il treno per salire a Milano, tappa precedente alla destinazione finale, Svezia o Germania, dove hanno parenti e amici. Bisogna assisterli, dice l'assessore alle politiche sociali di Milano, Pierfrancesco Maiorino, che poi denuncia l'assenza di governo e regione. Già questa notte li abbiamo accolti tutti e siamo riusciti a sistemarli nei due centri che il progetto ARCA del consorzio Farsi Prossimo, cioè Caritas, gestiscono in convenzione con noi. Detto ciò, siamo molto preoccupati perché il flusso può essere costante, continuativo. Il governo non dà segni di vita su questo terreno, quindi non capiamo se ha in testa un piano, se non ce l'ha, se pensa a ipotesi di qualsiasi genere utili sul terreno dell'accoglienza. La Regione Lombardia non ha fatto nulla, non ha mosso un'unghia, anzi l'assessora Bulbarelli aveva spiegato ad agosto che i profughi non sarebbero arrivati, ribattendo delle mie preoccupazioni. È una previsione talmente azzeccata quella dell'assessore che oggi registriamo il numero di 2.300-2.400 circa profughi accolti dal 18 ottobre ad ora.